Ciao ragazze, allora vi chiedo veramente scusa, scusate tantissimo, mi rendo conto che manco ormai da tantissimo tempo su YouTube, ma ci sono state una serie di cambiamenti e una serie di problemini che mi hanno portato ad essere un po' assente. Cercherò di essere un po' più presente da oggi in poi. Allora, vi devo appunto delle scuse e delle spiegazioni. Cosa è accaduto? Allora, prima di tutto voi sapete, appunto chi mi segue sa che io sono consigliera di bellezza Yves Rocher e fino a poco tempo fa appunto mi occupavo solo dei prodotti della Yves Rocher. Da qualche tempo a questa parte ho ampliato un po' il mio raggio, insomma, diciamo di prodotti da proporre alle persone. In particolar modo mi occupo di altre due aziende nello specifico e una invece che sponsorizzo in maniera differente e di cui appunto vi parlerò comunque in un altro video. Sono stata un po' assente perché a parte studiare bene tutte queste nuove aziende mi hanno portato un po' di tempo perché non è che ho scelto dalla sera alla mattina di prendere, insomma, e iniziare a lavorare con queste nuove aziende, ma prima di farlo ho preferito studiare bene i prodotti, provarli in prima persona, essere sicura di quello che andavo a proporre appunto alle persone che mi conoscono, alle possibili ed eventuali clienti future, ma anche a tutte le persone che comunque si trovano ad approcciarsi con me, anche magari attraverso il canale di YouTube, perché mi va di essere trasparente in tutto quello che faccio, in tutto quello che dico. La mia vita è un po' cambiata ultimamente perché dalla nascita della mia piccolina fino ad oggi, insomma, ho avuto una serie di cambiamenti lavorativi perché stare in ufficio 12-13 ore al giorno era diventato ormai impossibile, non riuscivo più a gestire casa, lavoro, insomma, è diventato veramente molto molto complicato, per cui ho fatto delle scelte diverse e ho iniziato un percorso lavorativo completamente diverso. Quindi diciamo che quello che fino adesso era un hobby legato a Yves Rocher è diventato invece un lavoro per quanto riguarda un'altra di queste aziende che io ho preso, senza però lasciare insomma né Yves Rocher né queste altre due tipologie, insomma, di aziende che ho iniziato, insomma, a proporre. Farò una serie di video nei quali, insomma, vi spiego nel dettaglio di quali aziende mi occupo adesso, quali sono i prodotti che trattano e le innovazioni, perché veramente si tratta di innovazioni di alcuni di questi prodotti che io, insomma, tratto. Sono molto molto contenta della scelta di queste nuove aziende che io ho deciso, insomma, diciamo, ho deciso di collaborare appunto con loro e non vedo l'ora, insomma, di parlarvene. Registrerò anche a breve un video di aggiornamento dieta perché mi rendo conto che veramente è passato tantissimo tempo dall'ultimo video aggiornamento, ci sono tantissimi cambiamenti, tantissime novità, tantissimi suggerimenti che mi ha dato la mia adorata nutrizionista e niente. Io spero che vi chiedo scusa ancora per l'assenza, sebbene siete accorti ovviamente, e vedrete che a breve registrerò tanti altri video. Vi chiedo anche scusa per il look, ma veramente è un video registrato a volo perché mi andava comunque di essere chiara e spiegarvi un po' cosa stava succedendo. Noterete che pubblicherò dei video un po' vecchi, cioè che ho registrato un po' di tempo fa, di alcune recensioni, ma che non avevo avuto tempo ancora appunto di pubblicare, per cui lo farò. Quindi non meravigliatevi se vedrete video di me in giro, cioè a giro manica oppure col maglione, perché sono video un po' vecchiotti, però insomma. Cercherò di riassestare un po' il tutto. Vi parlerò magari in qualche videovlog di quello che sta succedendo e niente, spero che queste nuove aziende che io con la quale ho deciso di collaborare e i prodotti in particolare che tratto vi piaceranno. Sapete che comunque sarò sempre molto molto rigida nelle mie recensioni e niente, parlerò in particolare di due aziende perché queste aziende, oltre a darmi la possibilità di proporre i prodotti, mi danno anche la possibilità di proporre a chi voglia cercare di fare il mio stesso percorso o comunque iniziare a intraprendere questo lavoro, insomma, di farlo. Quindi sarò lieta di spiegarvi di cosa si tratta. Appunto, se volete farlo potete tranquillamente contattarmi, vi spiegherò tutto in privato, magari vi manderò delle email informative e poi se avrete voglia di continuare, insomma, con queste aziende
ne sarò felice, qualora invece non vorrete farlo. Non fa nulla, insomma, sono scelte personali e quindi, insomma, spero di esservi di aiuto sia nei video, sia nelle recensioni, sia per tutto il resto. Vi mando un bacio grandissimo, ragazzi, ai prossimi video.